Amici sportivi, ben ritrovati. Salvatore Piro in diretta dallo Stadio Giro per raccontarvi le grandi emozioni del big match della 31esima giornata del campionato nazionale dilettanti. Girone I, oggi al Giro di Torre Annunziata si affrontano il Savoia e la capolista ACR Messina. Sarà il Messina a battere il calcio d'inizio, partiti in questo istante. Subito Corona, il tocco all'indietro per Ignoffo, il tecnico catalano proprio con Giorgio Corona che sbaglia il tocco servendo inavvertitamente Malafronte che poi ci prova con il sinistro. Battuto il calcio d'angolo, traversone al centro, attenzione, gol! Messina in vantaggio con il colpo di testa di Chiaria. Chiaria esattamente al quarto minuto di pallonetto, interviene prima di tutti Maiorano che subito lancia in avanti per Corona, posizione regolare, il destro di Corona fuori. Ancora però Padulano caparbiamente, il tocco all'indietro per pallonetto, reagisce ora il Savoia, pallonetto, lo scambio con Guarro, colpo di tacco del capitano per pallonetto, in aria il traversone. Pallonetto, Savarese, attenzione, buona idea del terzino Plontino, Savarese il traversone con il sinistro in area di rigore, Malafronte, colpo di testa centrale. Previsti almeno 6 mesi di stop per il forte centrocampista torrese, attenzione adesso Corona scappa in contropiede, in area di rigore, Corona! 2-0 ACR Messina, grazie al gol di Giorgio Corona. Parte il destro di Bucolo, il traversone, ancora Chiaria di testa e ancora gol! E ancora gol, 3-0 per l'ACR, veramente notte fonda al Giro. Intanto il Savoia riparte non restituendo palla al Messina e portandosi al traversone con pallonetto in area di rigore, rete! Riapre la partita Malafronte, colpo di testa di Alessandro Malafronte al 27esimo, fuori gioco, quindi lo scatto di Costa, ancora Corona che è tornato dunque in posizione regolare, Corona elude la marcatura di due avversari e poi calcia con il destro, Guarro in favore di Savarese, quasi al limite, Savarese in aria di Capua, Savarese ancora in area di rigore, il sinistro contrato però dall'intervento di Gnoffo, di Capua, traversone al centro, interviene Maiorano che di petto riesce a dare al proprio portiere. Tutto pronto qui al Giro per la ripresa del gioco, secondo tempo tra Savoia ed ACR Messina. Chiaria attaccato alle spalle da Catalano, perde il pallone, prova a ripartire il Savoia con Guarro velocemente, non ci sono però compagni smarcati, Guarro deve fare tutto da solo, poi appoggia sulla destra in favore di Savarese, posizione utile per un cross, entra in area Savarese, attenzione si beve un avversario, traversone al centro, Guarro fuori! Arretrato Giorgio Corona che sfrutta poi i suoi piedi buoni con questo lancio illuminante, attenzione Guerriere in area di rigore, traversone al centro, non esce Vitiello! Viso aperto, ora Savarese, posizione di cross, l'effetto verso Padulano che prende il tempo per poi esplodere la conclusione che viene però rimpallata, ancora Savoia in attacco con Viscido, traversone ottimo con il destro, Guarro, palo di Capitan Guarro di testa, Cuzza che non offende, poi serve centralmente Bucolo, attenzione all'imbucata centrale, grande chance fallita da Costa con il sinistro, un chiaro disappunto nei riguardi del duo Contino Verdezza, ora Guarro in area di rigore, attenzione Guarro, miracolo di Lago Marsini, Comegna interviene benissimo, Padulano in anticipo, attenzione entra in area di rigore, il break del Savoia attraverso la centro, Vicentin, il destro, rete, Vicentin, 3-2, partita riaperta al Giro, 34esimo.